Che cosa saresti disposto a fare per tua madre? Il caso di oggi vede protagonista una donna e la sua figlia, le quali hanno cospirato assieme per commettere uno degli omicidi più efferati della storia. Marlene Ottawa era nata il 16 novembre del 1999 dalla madre Raquel e padre Arnolfo. Quando era ancora molto giovane, la famiglia si è trasferita a Chicago dal Messico nella speranza di trovare fortuna. La famiglia di Marlene la descrive come una ragazza bellissima, come potete vedere da queste foto, e sempre con il sorriso stampato sulla faccia. Aveva tantissimi sogni nella vita ed era estremamente socievole. Era anche una ragazza molto positiva e si impegnava sempre al massimo a scuola, nella speranza di poter andare al college e un giorno diventare una cantante o una stilista. All'età di 15 anni Marlene ha incontrato un ragazzo di nome Jovenay Lopez. Nel giro di poco la ragazza si è completamente innamorata di lui e i due hanno iniziato a frequentarsi. Un anno più tardi Marlene è rimasta incinta e nel 2016 ha dato alla luce il loro bambino, che hanno chiamato Joshua. L'anno successivo, nel 2017, si sono anche sposati. Nonostante era una mamma così giovane, Marlene era comunque determinata a realizzare i propri sogni e per questo motivo, non appena il suo bambino era un po' cresciuto, è tornata a scuola per completare gli studi. Nel 2018 Marlene ce la stava mettendo veramente tutta tra seguire la scuola e crescere il loro figlio. È stato proprio lì che ha scoperto di essere nuovamente incinta. E questo, come potrete immaginare, per una ragazza come Marlene è stato un momento, per quanto possa essere felice, anche molto molto difficile. Era estremamente nervosa, infatti, perché aveva paura che non sarebbe riuscita a completare i suoi studi e quindi a realizzare i propri sogni. E per questo motivo ha scelto di unirsi a un gruppo Facebook chiamato Help a Sister Out. In questo gruppo varie mamme si aiutavano a vicenda, incoraggiandosi. E è stato proprio in questo gruppo che Marlene ha conosciuto questa donna, la 46enne Clarissa. Clarissa era una mamma di due bambini, ormai diventati adulti. Una ragazza di 24 anni di nome Desiree e un figlio di 20 anni di nome Xander. All'inizio del 2018, tuttavia, proprio questo secondo genito, Xander, purtroppo è venuto a mancare per via di cause naturali, lasciando la povera Clarissa completamente in lacrime. Trascorsi alcuni mesi, il 20 ottobre del 2018, Clarissa ha dato l'annuncio di essere nuovamente incinta, il che è stato un vero e proprio shock per gli amici e familiari della donna. E anche se erano un po' scettici, Clarissa ha iniziato a caricare una serie di foto e post sul suo Facebook, dichiarando quanto fosse felice che sarebbe arrivato un nuovo bambino nella loro famiglia. Tra l'altro, ha anche postato alcune foto della stanza dove avrebbe accudito questo bambino, lo avrebbe chiamato Xander, proprio come l'altro figlio che era venuto a mancare. Qua potete vedere un'immagine della parete. Tuttavia, sotto questi post c'è stata una amica di questa Clarissa che ha commentato: com'è possibile che sei incinta? Perché sembra che in passato avesse ricevuto delle operazioni le quali le avrebbero impedito di avere dei figli. Tuttavia, semplicemente Clarissa ha risposto che si è sottoposta a un'altra operazione per poterle permettere di rimanere nuovamente incinta. E è stato proprio attorno a questo periodo che si è unita allo stesso gruppo, quello di Help Assist Out. E quello che ha postato è: who is due in May? E quindi praticamente chi partorirà nel mese di maggio e dove si trova questa mamma che partorirà durante il mese di maggio. E subito sotto c'è stato un commento di una ragazza che ha detto right here, quindi ci sono anch'io. Il 5 marzo del 2019 anche Marlene ha postato nello stesso gruppo, dicendo che anche lei avrebbe dato alla luce al suo bambino nel mese di maggio, in particolare il giorno 10, e ha anche scritto che avrebbe avuto bisogno di un sacco di cose per appunto accogliere il nuovo arrivato. E dal momento che si trovava ancora a scuola, come ha scritto in questo post, e che si trovava nell'incapacità di poter lavorare in quel momento, ha scritto che non poteva permettersi di comprare il resto del materiale. Clarissa ha subito risposto a questo commento dicendo che avrebbe donato una serie di abiti nuovi di zecca per questo nuovo bambino. Marlene era ovviamente
commossa dalla generosità di Clarissa e subito hanno iniziato a chattarsi l'un l'altra e a scegliere dove si sarebbero poi incontrate. Clarissa ha suggerito a Marlene di venire a casa sua il primo di aprile e Marlene ha innocentemente accettato, non avendo nemmeno la più pallida idea di che cosa Clarisse avrebbe avuto in serbo per l'adolescente in dolce attesa. Alcuni giorni prima che Marlene sarebbe dovuta andare a casa di questa Clarissa, Clarissa sembra che abbia avuto una discussione con sua figlia Desiree e sembra che durante questa conversazione ha chiesto a Desiree se sarebbe stata disposta ad aiutarla ad uccidere una donna in gravidanza e a rubare il proprio figlio. Desiree era ovviamente in shock quando ha sentito le parole della madre e subito si è rifiutata e ne ha pure parlato con il suo fidanzato dell'epoca, minacciando anche di chiamare la polizia se fosse andata avanti con questo piano. Clarissa, vedendo che i suoi piani erano falliti, si è fatta una risata e ha detto che stava solamente scherzando. Quando Marlene è arrivata a casa di Clarissa, ha trovato appunto Clarisse, Desiree e anche il fidanzato nella loro casa. Il ragazzo ha in seguito detto di aver notato che Clarissa e Desiree si comportavano in modo alquanto insolito e nervoso e tra l'altro in più occasioni si sono appartate in un'altra stanza per parlare loro due da sole. Ha quindi scelto di chiamare Desiree da una parte e ha ribadito che avrebbe chiamato la polizia se avessero fatto qualsiasi cosa a Marlene. Desiree ha riassicurato il fidanzato dicendo che nulla sarebbe successo e che si trattava solamente di un pesce d'aprile. Marlene, che non aveva la più pallida idea di che cosa stesse succedendo intorno a lei, ha preso gli articoli per bambino che le erano stati promessi e ha lasciato quella dimora. Il 23 di aprile del 2019 Marlene era a scuola quando ha ricevuto un messaggio da parte di Clarissa dicendole che aveva altri vestiti per bambini e anche un passeggino. Marlene, che era interessata appunto a ricevere questi articoli, ha quindi promesso che sarebbe andata a fare un salto a casa di Clarissa più tardi lo stesso giorno, prima di andare a prendere il suo primogenito dall'asilo. Attorno alle 3 di pomeriggio di quel giorno Marlene è stata vista lasciare la scuola e dirigersi a casa di Clarissa e quella sarebbe stata l'ultima volta che qualcuno l'ha vista viva. Con il progredire della giornata il marito di Marlene ha iniziato a preoccuparsi quando l'asilo nido, dove c'era il primogenito di Marlene, ha chiamato per dire che Marlene non si era presentata per prendere suo figlio. Questo era un comportamento estremamente strano per Marlene e quindi il marito si è subito preoccupato. Ha iniziato a chiamare i parenti di Marlene e amici per chiedere se chiunque avesse delle notizie sulla sua moglie, ma nessuno ha saputo fornire delle risposte. Il primo pensiero della famiglia è che forse Marlene era entrata in travaglio presto e quindi magari in quel momento si trovava in ospedale e questa poteva essere una motivazione per il quale non poteva contattare gli altri membri della famiglia e suo marito. Hanno quindi telefonato a tutti gli ospedali locali della zona per riuscire a localizzarla, ma non hanno ottenuto nessuna informazione. A questo punto la sua famiglia era veramente preoccupata e avevano il presentimento che qualcosa di davvero grave fosse successo a Marlene. Magari era stata rapita o era stata travolta in un incidente o addirittura hanno iniziato a pensare che fosse stata uccisa. Ma chi mai avrebbe voluto far fuori una donna innocente ed incinta? E come abbiamo visto in tanti di questi casi, il primo sospettato è stato il coniuge. I membri della famiglia di Marlene hanno iniziato infatti a pensare che forse Giovanna avesse fatto qualcosa di male alla loro figlia e che stesse provando a coprire questo malfatto. Giovanna è rimasto veramente ferito dalle accuse dei genitori di lei e ha dichiarato che non avrebbe mai fatto nulla di male alla sua amata. In un'intervista molto commovente lo possiamo vedere completamente in lacrime dicendo come i suoceri si erano rivoltati contro di lui e che non riusciva veramente a credere che questi genitori, comunque che lui sentiva quasi come dei
genitori, appunto i genitori di Marlene, potessero anche poter pensare che Yovanai sarebbe stato in grado di comportarsi in quel modo. La stessa sera Yovanai è andato anche dalla polizia per denunciare la scomparsa della moglie, ma al posto di aiutarlo, la polizia ha iniziato a fargli una serie di test, tra cui il test della verità, per verificare la veridicità delle sue dichiarazioni. E inoltre gli hanno detto che non avrebbero potuto iniziare un'indagine fino a quando non sarebbero state trascorse 72 ore. Yovanai si è quindi recato nuovamente alla stazione di polizia 2 giorni dopo per presentare una denuncia di persona scomparsa. Tuttavia ha dichiarato che ancora una volta la polizia non sembrava prenderlo sul serio. E a questo punto la famiglia stava diventando sempre più frustrata e hanno deciso quindi di assumere un investigatore privato per aiutarli a trovare la loro povera figlia scomparsa. Ben presto l'investigatore è venuto a sapere che Marlene si era messa in contatto con Clarissa proprio prima che sparisse. Tutta la loro comunicazione era infatti presente su Facebook e sempre attraverso questa chat si poteva leggere chiaramente come Marlene si sarebbe dovuta fermare a casa di Clarissa proprio dopo scuola, quel giorno che è venuta a mancare. Questa informazione è stata quindi inoltrata alla polizia, che poi si è recata a casa di Clarissa e ha trovato Desiree, la quale ha detto loro che sua madre in quel momento si trovava in ospedale per alcuni problemi con le sue gambe e inoltre ha rivelato che la sua madre, Clarissa appunto, aveva appena partorito. Quando gli investigatori hanno iniziato a perlustrare nelle zone vicino all'appartamento, hanno trovato proprio la macchina di Marlene parcheggiata a pochi isolati dalla loro casa. Ma quando si sono recati in ospedale per parlare con Clarissa, la donna ha negato che Marlene fosse venuta a casa sua quel giorno e ha ribadito di averla incontrata solamente una volta. Ma queste dichiarazioni non hanno convinto gli investigatori, i quali hanno passato le successive giornate a cercare di analizzare tutti i registri presenti negli ospedali della zona e hanno anche raccolto il DNA del bambino. E quello che hanno scoperto è che quel neonato non era figlio di Clarissa, ma bensì di Marlene. A questo punto immediatamente è stato emesso un mandato di persecuzione a casa di Clarissa, dove gli investigatori hanno scoperto candeggina e altri detergenti. Sono anche stati trovati dei vestiti bruciati e delle macchie rosse molto sospette sul pavimento del corridoio del soggiorno. Hanno successivamente trovato anche il corpo di Marlene, nascosto in un bidone della spazzatura nel cortile sul retro della loro dimora, insieme a un cavo che è stato utilizzato per strangolarla. Successivamente Desiree ha confessato di aver aiutato Clarissa, appunto la sua madre, a far fuori la povera Marlene, dicendo che quel giorno, quando Marlene è venuta a casa sua, l'ha fatta sedere sul divano e l'ha distratta con un album di foto, nel mentre Clarissa si è avvicinata da dietro e le ha avvolto un cavo attorno al collo. Marlene è riuscita comunque a mettere le dita tra il suo collo e il cavo, ma Desiree ha fatto di tutto per tirargliele via. Clarissa ha continuato a stringere sempre di più quel cavo per circa 5 minuti, fino a quando il corpo di Marlene è diventato completamente floscio e poi ha preso un coltello e con quel coltello pensate che le ha tagliato il ventre e ha estratto il bambino. E successivamente ha preso il corpo senza vita di Marlene e l'ha buttato in un bidone dietro casa sua. Clarissa ha successivamente chiamato il 911 per riferire che aveva appena dato alla luce un bambino e che non respirava. I paramedici e i vigili si sono subito recati a casa di Clarissa. Non sono entrati all'interno della loro dimora dal momento che Clarissa stava aspettando con questo bimbo in grembo che faceva fatica a respirare davanti a casa. Una volta arrivati in ospedale, i medici si sono presi subito cura del bambino e sono riusciti a salvarlo. La madre non mostrava nessun segno di aver appena dato alla luce un bambino, tuttavia non ci sono state ulteriori investigazioni. Clarissa ha continuato quindi nei giorni successivi a fingere che questo fosse il suo bambino. Tra l'altro ha anche fatto un crowdfund, una raccolta fondi, voleva raccogliere $9,000 per ricoprire le spese mediche e il funerale di questo bambino che sembrava che non sarebbe sopravvissuto a lungo.
Il fidanzato di 40 anni di Clarissa, tale Peter Brobeck, sembra che avesse in qualche modo aiutato o comunque contribuito a insabbiare questo terribile crimine e ha anche pubblicato un link sul suo Facebook per questa raccolta fondi. Come potrete immaginare, la famiglia di Marlene e quella di Jovenay è rimasta completamente devastata dall'accaduto quando hanno scoperto che Marlene era stata strappata via da loro in un modo così brutale. E tra l'altro lo scoprire che il figlio di Marlene era in una situazione così critica ha ancora di più peggiorato magari il loro stato mentale. Immaginatevi quanto deve essere scioccante ricevere una notizia del genere. La madre di Marlene e anche il marito erano assolutamente arrabbiati per quello che era successo e non potevano credere alla crudeltà e alla brutalità con la quale Clarissa e la stessa Desiree, perché comunque ha contribuito a Desiree, siano riusciti a compiere un crimine così terribile. E hanno continuato anche a pregare perché il secondogenito di Marlene potesse sopravvivere. Tuttavia, purtroppo, alcuni mesi più tardi è venuto a mancare. Il 15 di maggio Clarissa e Desiree sono state arrestate e accusate di sequestro di persona, omicidio di primo grado e aggressione aggravata. Il fidanzato di Clarissa, Peter, è stato invece accusato di occultamento di un omicidio. Tutti si sono dichiarati non colpevoli di queste accuse e sono stati trattenuti senza vincolo a processo. Dal momento che questo è un caso molto recente, ancora non ci sono altri aggiornamenti su questo caso, ma la famiglia di Marlene ancora oggi spera che giustizia sarà fatta. Ragazzi, spero che il caso di oggi vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi chiederei di lasciare un mi piace e lasciare un commento qui sotto. Io spero di vedervi al prossimo video. Un saluto da Seba. Ciao.